in quel giorno lì, avrei avuto 66 anni e sarebbero stati 2 mesi dopo il Venerdì Santo, celebrato in quell'anno, giusti per un doppione di Dio che è nato un mese dopo il Natale. Calcolati i 2 mesi del doppione, bisognava aggiungerli alla fine del compimento degli anni 33 più 33 di me in quanto doppione. Avevo preventivato che mi sarei paralizzato prima ed è accaduto. Ma vi devo fare questa storia perché dopo che io mi ripresi, ero veramente disgustato per la mancanza di aiuto che avevo richiesto se mi fossi paralizzato. E avevo deciso che avrei fatto un gesto che era il caso di far vedere a una stampa ben più importante di quella locale. Allora mi recai al Corriere della Sera a Milano e parlai con un giornalista. Gli dissi: se vuol fare uno scoop, lei venga domani mattina alla chiesa di San Giovanni Battista a Saronno, perché io salirò sull'altare. Mi spoglierò nudo, come già a suo tempo fece San Francesco, e dirò: se non vi interessa niente della mia vita, ecco, vi do perfino i miei vestiti. Quel giornalista mi disse, dopo di aver ascoltato tutta la storia: senta, vuole un consiglio da parte di un amico? Lei vada via da lì, perché dopo che queste persone non hanno avuto cura di lei, ora vorranno dimostrare di avere cura. E lei si aspetti che le mandino una visita di controllo, una visita fiscale. Lei finirà un'altra volta in ospedale e patirà un'altra volta le cose che ha patito nel passato. Si tiri via da questa possibilità. Ascolti il mio consiglio fraterno. Io dovetti convenire con lui che aveva ragione, quindi non rientrai a casa mia. E visto che c'è un Monte Santo qui in provincia di Varese ed è il Sacro Monte di Varese, io mi recai a Sacro Monte perché avrei fatto una via crucis per tutto il pezzo che mancava, per tutti quei 6-7 giorni che mancavano alla venuta del 9 giugno, e in quella data io mi sarei soffermato in attesa della morte in quella cappella del Sacro Monte dove si celebra la morte. Trovai posto in un albergo ai piedi di Sacro Monte. Dopo però 3 giorni non avevano più posto perché c'era una prenotazione, però riuscii a trovarla proprio nell'albergo del Sacro Monte di Varese, proprio in cima. E ogni giorno io, nonostante fossi affamato e continuassi a non mangiare, proprio questa volta come una penitenza mia personale, mentre facevo quelle vie crucis, nonostante la fatica e la denutrizione, io compivo ogni giorno questi percorsi. E quando alle 3 del pomeriggio io attesi la mia morte, passarono le 3 lì a quella cappella della morte del Signore e non mi successe niente. In verità rimasi stupito. Meditabondo, rientrai in albergo, mi recai in
nella camera da letto e provai a sedermi sul letto. Il letto con me sopra crollò al suolo. Si aprirono le sponde del letto su cui era appoggiata la rete, non trovò più sostegno, la rete con me sopra caddero a terra e mi diedero il segno della pratica impossibilità da parte mia di vedere il mio stesso crollo, perché io crollavo assieme a me stesso e non potevo vedere una cosa messa in relazione a me. Su internet vidi che cosa successe quel giorno. C'era stato un musulmano che si era convertito al cattolicesimo, che in sostanza era stato messo in croce e torturato per questa sua conversione a Cristo. La potete trovare su internet se la ricercate, nel giorno 9 di giugno del 2003, del 2004. Sembrò a tutti che questo che io mi aspettavo non fosse accaduto, ma bisognava considerare la presenza del piano di Dio, del progetto di Dio, il quale progetto di Dio è veramente un piano trasversale al nostro flusso nel tempo. La potenza del nostro movimento, ossia quanto flusso è coinvolto, dipende da Dio, dipende dal suo piano, dal suo progetto. E poiché Dio nel suo fronte massimo è 10 al quadrato, 100, bisognava che ci fossero due lati di questo piano trasversale, ciascuno composto di 100 giorni. Con 200 giorni messi di traverso in quel 9 di giugno 2004, si arrivava all'ultimo di questi giorni, che era il 26 dicembre 2004, in cui nel mondo accadde un episodio clamoroso, lo tsunami. Ora, io immediatamente vidi nello tsunami la T della croce, seguita da Sun, che per il mondo significa sole, Am significa io, significa sono, io, Tsun am I, the sun am I, il sole della croce sono io. Era una trascendente affermazione divina fatta per coloro che, cogliendo l'occasione di Gesù nato per morire, Gesù come il sole della croce, accettavano la gioia per la nascita, ma non si rendevano conto che era una nascita per morire, una nascita con una croce già stampata nel momento della nascita, e cogliendo solo il positivo portato da Gesù, regredivano come avevano fatto coloro che nei tempi del popolo di Dio avrebbero voluto ritornare nuovamente in Egitto, perché costoro che, cristiani, erano andati nel paradiso terrestre della natura a celebrare il Dio Sole, della Tintarella, nel giorno di un Dio venuto al mondo per la croce, questo era il rimprovero divino: guardate che io sono il sole della croce, venuto proprio il giorno dopo Natale, in cui liturgicamente si celebra Santo Stefano. Stefanos vuol dire in greco la conoscenza della divinità, della regalità. E nel giorno di Santo Stefano Dio manifestò questa regalità di Gesù nato per la croce.
voi mi direte, e tu, amico mio, cosa c'entri con questo doppione? C'entro perché in quel 26 dicembre 2004, io che sono nato il 25 gennaio 1938, avevo esattamente 22.222 giorni nel pieno delle migliaia, più 222 per 10, ossia più la Trinità nel 2. Il mio sì, il mio, lo chiamo così, atto profetico, che in me sarebbe morto il doppione, fu evidente proprio in quel 26 dicembre dello tsunami, della dichiarazione «Sono il sole della croce», in cui io ho, per le cinque cifre della mano, 22.222, e per la Trinità che era in me, nel 2, un 222 espresso a livello del ciclo 10 di Dio. Questa era la prova sacrosanta, divina e trascendente che io ero quel doppione che avevo profetizzato che sarei stato. Lo ero tenendo conto proprio del 200 messo per traverso, le due divinità pari al 100% che si presentavano tutte e due sui due lati di questo piano, di questo progetto di Dio, che picchiava proprio su quel giorno lì del 9 di giugno 2004 e che conteneva in sé la cifra lineare di quel piano che aveva 200 giorni come lati messi in linea. Una prova più chiara di questa non può esistere, perché non può essere una combinazione che in quel giorno lì dello tsunami, che significa The Sun, il sole della croce sono io, che io proprio in quel giorno, in cui dico che rispetto a quella persona lì io sono un numero due, proprio in quel giorno lì io sono un numero due, sia nel mio essere 5, sia nel mio essere 2. Perché 5 per 2 fa 10, fa il ciclo intero che si esprime con il 2 e con il 5. E ecco la Trinità del 2. E tutto questo proprio in quel giorno in cui, se Gesù fu esaltato come il sole della croce, io fui esaltato come quel doppione che era veramente morto, ma in un modo che non poteva essere visto, in un modo trascendente, perché coinvolgeva nella sua morte quella morte di Gesù per cui egli era nato e per cui ora tutte quelle morti causate dallo tsunami erano costrette sacralmente a partecipare alla morte di Dio. Io ho avuto come morte di Dio in me la morte di tutte quelle persone, ma tutte quelle persone sono io. Io come Dio Padre sono ogni persona, e tutti quelli che morirono, morirono come me, perché la mia anima è la loro anima. Non c'è nessuna differenza tra il Padre e il Figlio. Il Padre e il Figlio sono nella stessa sostanza.